tra i sindacati si possa tornare a discutere. A me piacerebbe, anzi posso dirgliela, che prima o poi si arrivasse al sindacato unico, che si arrivasse a una bella legge sulla rappresentanza sindacale, che non ci fossero tutte queste sigle su sigle su sigle di sindacato. Buongiorno, mi scusi, una domanda. Ritiene che sia legittimo auspicare un unico sindacato? Cosa ne pensa? Beh, diciamo che con Renzi stiamo tornando indietro di 100 anni, perché ormai, ecco, ho sentito che ha dichiarato il sindacato unico, basta più sigle, diciamo che la democrazia ormai nel nostro paese non sappiamo più che cosa sia, perché sindacato unico, partito unico, pensiero unico, tutto unico ormai, quindi è molto preoccupante tutto questo, sinceramente. Va bene, grazie. No, un unico sindacato no. Ma qual è la motivazione? È perché un unico sindacato non rispecchia la volontà del paese, di tutti. Ma cosa ne pensa? Sua proposta venga fuori proprio una settimana prima delle elezioni? Beh, su questo non mi pronuncio perché non saprei giudicare. La ringrazio, buongiorno. Definitivamente gli si è tolta la possibilità di fare danno. Quindi in definitiva ci auguriamo tutti che il partito del Premier prenda una batosta, ma una batosta di quelle sonore, a questo test elettivo. Sono d'accordo, che ce ne sono molti già, quindi fare un solo sindacato, però dobbiamo vedere sempre chi li dirige queste persone, che poi alle spalle ci sono sempre i vecchi partiti, i vecchi... Questo senti questo. Solamente la gas e basta. Non ho compreso, mi scusi. Ti appasci in pecore. Allora, buongiorno, il presidente del Consiglio Matteo Renzi, sia nella sua qualità di presidente che come referente del Partito Democratico, auspicherebbe per il prossimo futuro un unico sindacato. Lei cosa ne pensa? Che non è una cosa giusta, ci vuole una pluralità di sindacati per un confronto, per la democrazia. Grazie. Allora, per quanto riguarda Renzi, è un bravo ragazzo, però tutte le cose che dice a me mi sembra che non li mantiene. Ma cosa ne pensa? Parla che... troppo assai. Parla troppo, ho capito. Proprio una settimana prima delle elezioni una dichiarazione di questo genere, pensa che potrà avere qualche efficacia? Ah, può fare tre sindacati, è come i trittica, un solo sindacato. Vorrebbe un solo sindacato. Eh sì, chi li sta facendo funzionare? Matteo Renzi ha dichiarato che auspicherebbe per il futuro un unico sindacato. Cosa ne pensate? Non sono portato a queste risposte, sinceramente. Non sono preparato, ecco. Non avrei proprio idea di cosa dire. Posso solo dire che è una stronzata, per quanto mi riguarda. Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha dichiarato che auspicherebbe per il futuro un unico sindacato. Lei cosa ne pensa? Ma io penso che sia la cosa più antidemocratica che poteva dire, perché la diversità, la pluralità sono le cose più importanti. Purtroppo il sindacato unico l'abbiamo avuto in un periodo nero della storia italiana, che è il ventennio, e sinceramente non vogliamo tornare a questo. E quindi, oltre al lavoro di distruzione che sta facendo della scuola pubblica in questo periodo, adesso arrivare addirittura a dire una cosa del genere vuol dire che ci dobbiamo preoccupare della nostra democrazia. Ma questa dichiarazione è avvenuta proprio in questi giorni, cioè una settimana prima delle elezioni. Pensa che sia stata una strategia politica? Ma non credo, che credo che sia proprio il suo pensiero, non credo sia legata poi al passaggio elettorale. Il problema è che è in difficoltà in questo periodo, perché soprattutto sulla questione del disegno di legge sulla cosiddetta buona scuola ha avuto un'opposizione incredibile, c'è stato il più grande sciopero nella storia della scuola da quanto c'è la Repubblica, quindi proprio da dopo il fascismo, e quindi diciamo che questa cosa sicuramente l'ha messa in difficoltà e sono reazioni nervose probabilmente a un clima di opposizione. È una grandissima, tra virgolette, non mi faccia dire, perché il confronto ci vuole, più sono i sindacati più il confronto è leale ed è equilibrato. Se l'interlocutore è uno, la vedo abbastanza complessa la cosa. Ma il fatto che sia uscito con una dichiarazione di questo genere una settimana prima delle elezioni? Ah, un autogol tremendo per lui, credo. Grazie. Dico la verità, di politica non ne capisco niente, so solo che sono dei ladri.
per me questo è tutto. Chi viene viene, per me sono dei ladri. Non mi sono fatta un'idea chiara in proposito rispetto a questa cosa. Di sicuro, diciamo, la diversificazione e la differenziazione sono sempre auspicabili. È chiaro che, diciamo, l'interlocutore unico non è qualcosa di positivo per nessuno, diciamo, perché è dallo scontro e dall'incontro delle idee che si può creare sempre qualche cosa che ha a che fare con la crescita. Dalla diversità si può creare qualcosa di buono. Allora, tenendo presente la funzione del sindacato, che è quella di tutelare o per meglio dire seguire tutti i tipi di lavoratori, laddove non c'è una pluralità di idee o di interventi, penso che si andrebbe a restringere il campo di azione. È una cosa che secondo me limiterebbe la libertà e l'autonomia proprio del sindacato. Io penso che limiterebbe soprattutto la libertà di pensiero dell'individuo, perché in genere il lavoratore deve essere tutelato da una libertà di pensiero proprio a livello sindacale. Potrei non essere d'accordo con quel sindacato, ma essere appoggiato da un altro. Grazie. Ma cosa devo pensarne? Che è inquietante tutto ciò, specie non avendo ancora ben chiaro come dire, il senso vero di questa sua dichiarazione. Se vuole avere semplicemente un significato elettoralistico, visto che siamo prossimi a delle elezioni, o se c'è qualcosa di più profondo. In ogni caso sono molto molto preoccupata. Grazie. Da Gilda TV, da Salerno, Giorgio La Placa è tutto, arrivederci.